stelle, come se lo spiega? Ma non lo, no, io francamente non me lo spiego, nel senso che secondo me il messaggio che arriva dagli italiani è un messaggio chiaro. Gli italiani vogliono Salvini al governo, ma non lo vogliono al governo con i 5 Stelle, lo vogliono al governo con Fratelli d'Italia, che bisogna ricordare, non è solo il tema del 6,5 quasi, è il tema del fatto che Fratelli d'Italia è il partito che cresce di più in rapporto alle elezioni politiche anche in valori assoluti dopo la Lega. Ci sono solo due partiti che incrementano i voti assoluti e sono Lega e Fratelli d'Italia. Noi siamo cresciuti del 50% rispetto alle ultime elezioni, alle elezioni dell'ultimo anno, tanto perché si diceva che se la Lega cresceva Fratelli d'Italia sarebbe stata Anche i verdi. fagocitata. Il messaggio che arriva dagli italiani è chiaro: vogliono un'altra maggioranza. Secondo me, io chiaramente al posto di Matteo ascolterei quel messaggio, poi chiaramente ognuno fa le proprie valutazioni. Il punto è che non è detto che tu, per avere un governo che blocca l'immigrazione, devi avere un governo che aumenta le tasse. Si può fare un governo che blocca l'immigrazione e diminuisce le tasse, e questo si può fare con degli alleati che siano compatibili. E quindi io, insomma, il Scusi, mi mio dica un'altra appello è cosa, abbia perché, insomma, pazienza, si Meloni. ascolti quello che vogliono gli italiani. Lei stamattina, sia lei che Salvini, avete bellamente ignorato il povero Silvio Berlusconi col suo 8,4 che potrebbe anche tornare utile, tutto sommato, in un accorpamento di centrodestra. Perché lo ignorate così? No, io non lo ignoro, spero di aver capito la domanda perché va e viene l'audio. Credo che lei mi parli di Forza Italia, giusto? Sì, Perfetto. Forza No, Italia. no, non lo ignoro, io per carità non lo ignoro. Io posso dire questo, una maggioranza alternativa c'è. Con o senza Forza Italia, c'è cioè anche senza Forza Italia. Dopodiché non ignoro nessuno, dialogo volentieri con tutti. Ci sono alcune cose che secondo me, l'ho detto in campagna elettorale e lo ribadisco oggi, vanno chiarite in termini di posizionamento. Vede, il Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia fa parte, oggi sta già dicendo di voler fare una maggioranza con i socialisti, con Macron e con i Verdi. Cioè, che è una roba, francamente, distante anni luce da quello che io penso si debba fare in Europa. Allora, prendere i voti nel centrodestra e portarli ancora una volta in un'alleanza con la sinistra, secondo me è sbagliato. Quindi ci sono delle cose da chiarire sul piano della Mi rimettete del il cartello sui posizionamento, sovranisti in tenendo Europa? Così glielo presente che c'è faccio una domanda. maggioranza indipendentemente da. No, perché abbiamo fatto un po' di conti qua in studio Popolari noi sovranisti non e sono abbiamo maggioranza. visto che tutte l'Europa sovranista messa insieme, quindi no, non è questo il cartello, no, no, io ho bisogno dell'Europa dei Io seggi, i quello dei conti seggi. ancora non li ho Allora, fatti, tutta questi. l'Europa sovranista messa insieme porta a casa 160 seggi in Parlamento, quindi non c'è verso, in nessun modo, di avere una maggioranza o comunque una fetta così Non grande da sento più. poter orientare le scelte. Cioè, popolari, socialisti e liberal democratici da soli hanno già la maggioranza e con i Verdi hanno la stramaggioranza. Cosa farete voi in Europa, nei vostri vari gruppi, se Non poi non sento più, mi riuscite scusi. a dire la vostra? Non mi sente? Purtroppo mi Allora, ravvia l'audio, per cui non ho sentito buona parte di quello che ha detto. sostanzialmente, nonostante il risultato in Europa, probabilmente il vostro gruppo non riuscirà ad avere dei numeri importanti capaci di farvi dire la vostra, al di là del risultato di Fratelli d'Italia. Ma Conservatori, guardi, io i sovranisti, conti democrazia francamente ancora diretta non li ho fatti. insieme, tutti e tre. Io i conti ancora non li ho fatti. Il punto è che ancora prima che si valutasse se c'erano i numeri per fare una maggioranza alternativa, diciamo una maggioranza di centrodestra, noi avevamo Weber del Partito Popolare Europeo che già parlava di rifare la maggioranza col PSE. Cioè, se le forze dell'establishment si chiudono alla possibilità di cambiare in Europa, certo diventa molto difficile. Ora, se io facessi parte del Partito Popolare Europeo, questo tema lo porrei. Di non essere disponibile ad andare a fare di nuovo l'accordo con i socialisti, addirittura con i Verdi o con Macron. E le maggioranze si creano anche così, modificando le proprie posizioni, i propri posizionamenti. Certo, se poi alla fine la strada è sempre quella difensiva di mantenere l'establishment e Certo, la questo è un situazione dell'Unione Europea argomento, non com'è, c'è dubbio, bene, ma tenerne conto. ognuno se ne assume la responsabilità. Insomma, poi non si può dire che si va lì per cambiare. Ecco, Si questo è il tema che ricorda pongo. Meloni, venerdì ci siamo lasciate, abbiamo parlato un momento anche di Toti, lei mi ha detto che lo sente sempre, ma che non aveva novità, stamattina. Venerdì io avrei dovuto mandarle quell'SMS che lei mi ha chiesto perché È avrebbe stato un visto come ci peccato avevo preso. perché oggi L'ho mandato a Guido Grosetto in compenso, può chiedere a lui. un santino le facevo oggi se me lo mandava. Senta, Giorgia, Sì, perché li avevo presi tutti. Toti scrive oggi: ora basta, scuse e bugie, tutti a casa e cambiamo davvero per ripartire. E dice: Forza Italia perde. È pronto per venire con lei, Toti, l'ha sentito?
L'ho sentito stanotte, sì, l'ho sentito stanotte molto tardi, ho letto il suo post su Facebook, la domanda credo la debba fare a lui. Io posso dire che mi pare che il progetto inclusivo di Fratelli d'Italia sia un progetto molto convincente, che insomma a maggior ragione è ancora più convincente oggi, e che quindi noi consideriamo il nostro risultato come un punto di partenza e non come un punto d'arrivo. Nei prossimi mesi prevediamo che Fratelli d'Italia cresca ancora più, aggreghi ancora di più, che sia insomma raggiunta da tante altre personalità che vogliono stare nel centrodestra ma non si riconoscono nella Lega. Grazie Giorgia Meloni, mi pare di capire, braccia aperte per Grazie Giovanni Tota, il Toti, glielo diremmo.